Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, sono partito un po' in ritardo perché mi ero dimenticato che oggi è lunedì 18 e lunedì 18 mi ero preso l'appuntamento per andare a cambiare le bombole del metano, quindi ho dovuto svuotare la macchina con la tenda, sacco a pelo, tutte le cose che avevo nel baule e ci ho dovuto mettere il monopalla perché oggi dopo il lavoro devo andare là diretto e ma lasciare lì la macchina, tornare a casa col monopalla, domani andare al lavoro in motorino, tornare col motorino, tornare a casa, prendere il monopalla, andare in officina col monopalla, prendere la macchina. Insomma, questo è il giro il giro che mi spetta. In tutto questo, in questi giorni ho dovuto utilizzare il metano quasi del tutto, quindi sono praticamente a secco e perché mi è stato chiesto appunto per la revisione devi utilizzare tutte le bombole, devono essere secche. Quindi adesso ho esattamente, vediamo quanti chilometri, 35 km di autonomia col metano. Per andare al lavoro me ne servono 13, tornare altrettanti, quindi più o meno dovremmo esserci, dovrei arrivare praticamente a secco. E in tutto questo benzina ce l'ho zero, quindi quando me la cambiano è un casino perché spero di avere abbastanza benzina per fare 200, non so, un chilometro per andare al benzinaio, però ho veramente gran poca fiducia che questo succeda. Giornata abbastanza tranquilla, oggi a pranzo ho mangiato, come si suol dire, l'ira di Dio, l'impossibile. Tra, insomma, un pollo con le patate, l'insalata, pasta alla pasticciata, era tipo pasta al forno per capirci, e poi, oddio, questo in bici vuole morire in mezzo alla strada, boss, non ci si mette così. Vabbè, allora adesso si torna a casa come tutti i lunedì e si inizia a lavorare. Questa settimana ho già dato un'occhiata a quanti video dovrò fare per il canale YouTube americano e sono solo 2 minuti e mezzo totale di riprese. Di conseguenza, secondo me, in 1 ora e mezza me la posso cavare tranquillamente. Quindi potrei anche pensare di andare in palestra e non sarebbe male come cosa. Ah, mi sono accorto, ragazzi, che non devo fare oggi la revisione alle bombole della macchina oggi, ma è domani. Quindi sono in culo perché devo andare a fare benzina, perché sennò domani non riesco ad arrivare al lavoro. Ma penso che domani andrò comunque in scooter, sarà una bella giornata, così ci metto anche un pochino meno rispetto che al solito. E così testo per vedere se è fattibile, come è fattibile e quant'altro. Quindi oggi potrebbe starci un po' di palestra, vediamo se riesco a fare tutto. Con i video sono messo abbastanza bene, ho già recuperato tutto, cioè mi manca quello ovviamente di oggi, chiaramente, che devo filmare. Cosa sta facendo sto qua? Dai boss, cosa fai? Ah, c'era una bicicletta, eccomi. Adesso è iniziato il periodo delle biciclette, che c'è bel tempo e sono in mezzo alla strada, chiaramente. Questa sera non so cosa mangiare, perché dovrei pensare di farmi la spesa prima o poi, sto finendo bene o male tutto. Niente ragazzi, ho chiamato l'autofficina, mi hanno detto che posso portarlo già ora, perché sennò dovevo portarlo domani mattina e me lo portavano la sera. Quindi vado già ora, meno male, perché ho One Wheel in macchina, così lascio lì e domani vado in motorino al lavoro. Quindi alla fine i piani si sono allineati comunque. Arriverò a casa un pochino più tardi, però vabbè, poco importa, alla fine tutto sommato non è così malaccio. Bene ragazzi, sono arrivato, adesso qua mi prendo il One Wheel e vado via. Mannaggia, senza buttare magari, ottimo. Ma cosa fai te qua? Ma cosa fai? Ecco ragazzi, adesso andiamo e c'è il cagnone qua che... c'è il cagnone che vuole giocare. Via! Cioè, dove è finito? Allora, questo è un test perfetto per vedere se il pelo del gatto funziona con il vento. Adesso torniamo a casa con il monopalla. Se riesco a inquadrarlo, perché con sta roba ogni volta è un casino. Torniamo a casa col monopalla e vediamo se adesso riusciamo a farci questa rotonda. Vediamo un po'. C'è un posticino qua. Ah, io mi sa che la farò dritta per dritta.
se non c'è troppa gente. Adesso entriamo così, via. Entriamo di qua. Ok. Bene ragazzi, comodo andare un pochino sulle ciclabili. Questa è lunga. Io adesso devo tornare a casa, scaricare tutte le clips e iniziare a lavorare, perché sennò non riesco a fare tutto, mannaggia me. Ce la facciamo ragazzi, ci mettiamo qua sul lato e vediamo un po'. Vediamo un po' se riusciamo a tornare a casa vivi. Dai, qua c'è un pochino di spazzettino, perché sennò non ci si riesce mica. L'unica cosa che non voglio fare è cadere ora, perché non ho il casco, non ho protezioni, ho una mano occupata con un oggetto abbastanza, uno delicato, due costoso, quindi non sarebbe il massimo. Però per adesso va tutto bene. Passato il tratto brutto, adesso siamo quasi in zona, no dai, siamo in zona residenziale. Ecco dai, becchiamoci un incidente. Ora cosa fanno questi qua? Che suonano? Ah, perché sta pirla in mezzo alla strada. Zitto e nuota, nuota e nuota, zitto e nuota, nuota e nuota. E noi che si fa? Nuotiamo, nuotiamo. Sapete cosa ragazzi, andando con questo evito di prendermi bus e metterci 2 ore per andare, perché alla fine vado a velocità di una bici o anche un pochino più veloce. Vabbè, ora sono abbastanza cauto, però in linea di massima posso spingere. E invece col bus devo aspettare che arrivi, pagare il biglietto, mille miserie, cioè evitiamola. E quindi andiamo di qua. Comunque ci siamo fatti 3 km, usato il 13% di batteria, va bene, va bene. Vabbè, finiamo questo vlog che ieri sera non sono riuscito e ora chiaramente è mattina. Praticamente editato tutta la sera, poi sono stato al telefono 3 ore, non sono riuscito a fare nient'altro. La cena è stata a base di pomodorini, formaggio e uova, quindi un po' rimediata all'ultimo secondo. E basta ragazzi, come al solito io vi invito ad iscrivervi al canale, commentare, attivare la campanella, supportatemi perché mi fa veramente tanto piacere. E noi ci vediamo nel vlog di domani, cioè di oggi, che adesso incomincio, insomma, tutte cose. No, comunque ieri sono diventato matto a editare quel video, ho dovuto fare un botto di effetti che non sto qua adesso a raccontarvi, ma che voi vedrete oggi, cioè martedì, se seguite appunto il canale YouTube americano, altrimenti lo vedrete quando caricherò sto video, che è il 54esimo, il 23. mamma mia si diventa pazzi. Comunque colazione, mi faccio solo una mela e succhetto, nulla di più. Io devo assolutamente buttare via l'immondizia, sono 3 giorni che ho messo l'umido fuori, ma c'è tipo uno sciame di moscerini, una cosa schifosa. Non sono riuscito a fare nient'altro ragazzi oggi, spero. Cioè no, non è che spero, oggi devo andare assolutamente in palestra. Oggi martedì. Oddio, se mi si sta svitando con quello delle mele. Mannaggia. Posso chiudere con una forchetta? No, mi servirebbe un cacciavite. Vabbè, ecco, mi si sta svitando, zac, si è svitata. Vabbè, intanto lo tengo così, lo spostiamo. Ecco, appena detto che ho buttato via l'umido, adesso mi tocca uscire e buttare quest'umido della mela. Mamma mia, dai ragazzi, ciao!